Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Blaze e siamo qui con la deck profile del Trickstar puro che ha raggiunto la top 4. Vuoi dire qualcosa prima di far vedere il mazzo? Il mazzo è forte e è molto sottovalutato, comunque se la cava sia contro Striker puro che contro Trickstar Sky Striker. Ne ho presi 5-5 e ho vinto quasi tutti 2-0. E come mai hai schifato totalmente Brandish? Perché non volevo giocare un mazzo che perdesse da carte overgiocate come Antispell, Order, Shared Ride, quindi ho preferito portare un mazzo un po' più consistente che e ho metacollato. Come hai perso in top 4? Perso ai turni da Collins, game 2 pesca driver sotto Gozenmatch e mi vince di danno, e game 3 sempre ai turni e perdo di danno, se no avrei vinto con Scarecrow il turno dopo. Ok, iniziamo. Per i mostri, tripla Candina, tripla Licoris e una Lilibel, standard. E come entrap, tripla Droll fortissima, tripla Ash e tripla Ogre. Ho voluto giocare le entrap più versatili perché gioco Shared Ride, che mi fa pescare nel turno dell'avversario. Shared Ride è fortissima, l'unico momento in cui è morta è se ti OTK'ano dopo che la giri, quindi ho voluto entrap che posso tirare ogni volta. Posso anche tirare Droll, non pesco più di Shared Ride, ma se riesco a fermarlo il turno dopo ho comunque vantaggio di carte. Ogre come ti sei trovato? Ogre è molto versatile, quindi anche se in alcuni matchup non è così forte, alla fine su un Mortiroll è forte, su una Candina se non hanno per switch alle Licoris spari comunque 2000 danni, quindi è molto versatile come entrap, mi piace molto. Le spell sono triplo Stage, tripla Terraforming, tripla Desire, triplo Scapegoat, standard, e poi tripla Shared Ride di main perché devi reggere il matchup, non avendo gli Sky Striker bisogna counterarli e Shared Ride è fortissimo contro qualunque mazzo perché se peschi entrap ti serve anche per fermare i buchi. E per le trappole tripla Reincarnation, standard, triplo Gozenmatch, carta troppo forte, fortissimo, grind ai game da soli, penso tutti i game in cui l'ho risolta e non me l'hanno tolta con Twister, e poi appunto per Twister proprio... È lui che giocava deflettore di main. Doppio Reflector e Order. Order è al posto del terzo Reflector perché è troppo forte. Che è stato scopato forte da Deflector? Non lo so. Satia. Come sono stati i Deflector? Fortissimi. Se contro Trickstar puro ferma Stage, contro Trickstar Sky Striker ferma quella che fa Token, Widow Anchor, Call by the Grave, by the Grave, Scapegoat, ferma tutto, quindi è fortissimo. E contro il puro, ti permette di reggere un turno di multiroll in cui ti prenderebbero vantaggio, invece con questa riesce a stargli dietro. E poi ferma Twister, che è importantissimo. Quindi questo era il main, 40 carte che ovviamente, e ferma Capra che è forte. Per l'extra, triplo Link Spider, ne servono tre assolutamente, sempre tirati dopo ogni Capra, triplo Link Spider serve. Holy Angel, principalmente per Gozenmatch, per andare a picchiare e togliere cose. Poi l'Engine Nightmare, gioco Fenice, Cerbero, Goblin e Unicorno. Goblin serve per una giocata touch di extra principalmente, perché se ti lasciano Shizuku o Kagari riesci a evocarlo nella main monster zone direttamente e avere l'addizionale fa comodo. Cerbero è quasi completamente inutile, l'unico motivo è che posso farlo sotto Gozenmatch e posso usarlo per fare l'ingresso e è molto comodo. E Phoenix è fortissimo. Poi gioco un Ningirisu, sotto Gozenmatch, grind game da solo, Gozenmatch più Ningirisu, toglie una carta a turno, fortissimo. Trisbaeno, parla da solo, fortissima, tempesta potente. E come Link 4, Firewall, Topologic e Borreload. Borreload è principalmente contro Sky Striker per OTK'are gli Rubin Link e non rievocarei. Firewall è per la loop, anche se non l'ho mai tirato. E Borreload è forte perché è l'unico Link che ti garantisce gioco nel turno dell'avversario. E poi la touch, Utopia e Utopia di Lightning, fortissimo, ti permette veramente tantissimi OTK di secondo turno contro Sky Striker perché non può rievocare Ray e prende veramente tanti danni. E sotto Gozenmatch è fortissimo, in mirror match lasci Utopia normale sotto Gozenmatch e vince una partita da sole perché non ci va sopra, Lilibel non attacca più diretto,
quindi è comunque molto versatile. Molto volendo molto. Anche auto Atom Falcon. Certo, e ovviamente serve per pulire qualunque cosa sì, che non riesce a togliere. Decide, doppia sfera, e altri hand trap per Guki principalmente, per non perdere dalla combo. Hand trap, gamma non va sotto Call by the Grave, comunque è molto buona anche contro Trickstar, Sky Striker e Trickstar puro se vado secondo. Poi triplo twister per forza, va al posto di deflector praticamente sempre quando vado secondo, perché deflector firma twister, questo se lo setta non lo leva, e insieme a stage ti permette di vincere green game veramente facile. Triple antispell, forse unica carta che cambierei, non è forte per niente, perché con questo mazzo non riesce a togliere Ray dal cimitero dell'avversario, e se non riesce a togliergli il link per Chiarei, il turno dopo ti fa evo con qualunque mostro e ti fa Phoenix su questo Nightmare Phoenix, e quindi è inutile. È forte solo quando vado primo, ma quando vado primo veramente troppe cose contro quel mazzo, quindi il matchup se vado più buono. Infine un deflector, una Wertap con Solemni. Ci servivano carte per fermare Twister e carte forti per andare primo in generale. Un problema grosso era Red Reboot, ancora più di Ivelli, perché per Ivelli abbiamo Reincarnation, ma per Red Reboot no, quindi Solenne. Il terzo Reflector era più forte di giocare due Wiretap a caso, e visto che non c'era di main era molto forte metterlo di side quando vado primo, perché anche pescato da solo Wiretap non fa niente, Reflector ferma Sky Striker per un turno. E Wiretap perché... è stato molto forte, anche tirato su una Reincarnation, comunque ha quasi sempre un target buono, e per fermare Ivelli, ci ho fermato una Ivelli e vabbè, è bastato. Forte contro tutto. Molto forte. Vuoi ringraziare qualcuno? Tutti quelli che mi hanno prestato le carte, il Cardi, assolutamente il Cardi, tutti quelli che mi hanno prestato le carte. E il team, penso, fai vedere il nome. Sì, diciamo il team. E lui con cui ho fatto la lista ieri sera, abbiamo fatto la stessa lista, ha fatto top 64. Ok, ti ringraziamo e ci vedremo in un prossimo evento.